Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Visionaire. L'Italia sbanca alle nomination per gli European Film Awards, gli Oscar europei, che si assegnano a Berlino il 7 dicembre. Ben 4 vanno alla Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, film, regia, attore per Tony Servillo e sceneggiatura. 3 alla miglior offerta, film, regia e sceneggiatura. La nomination arriva anche al regista Riccardo Milani per Benvenuto Presidente. Intanto al prossimo Courmayeur Noir in Festival sarà in concorso Neve, film che vede Stefano Incerti nel doppio ruolo di regista e coproduttore. La pellicola è interpretata da Roberto De Francesco ed Esther Elisha e racconta la vicenda di un uomo e di una donna che si incontrano per caso e scoprono di avere qualcosa in comune. Passando invece ai nuovi progetti in cantiere, Variety rivela che Ben Affleck e Matt Damon produrranno l'adattamento cinematografico della serie della Vertigo Comic Sleeper. Regista e interpreti sono ancora da definire. La storia racconta di un agente segreto che, fondendosi con un artefatto alieno, diviene impermeabile al dolore, una facoltà che può trasferire attraverso il contatto. Infiltrato in un'organizzazione criminale, si innamora di Miss Misery, una componente del gruppo. Intanto, Lo Hobbit, la desolazione di Smaug, il secondo capitolo del libro di Tolkien, uscirà in 3D il 12 dicembre, ma non è tutto, perché visto il successo dei film tratti dalle storie di Tolkien, ora la Fox Searchlight ha in cantiere una pellicola biografica proprio sullo scrittore. Il Los Angeles Times rivela che il film sarà incentrato sul periodo trascorso da Tolkien al Pembroke College e sul successivo servizio militare prestato durante la Prima Guerra Mondiale. Chiudiamo con Jason Statham, interprete di film d'azione, che ha spezzato una lancia in favore degli stuntmen, perché anche il loro lavoro possa essere premiato da un Oscar. Statham ha detto: «Mi rendo conto molto bene della responsabilità che queste persone hanno nel mondo degli action movies. Sono eroi nell'ombra che rischiano di rompersi l'osso del collo mentre gli attori si prendono i meriti. Uno dei più noti stunt coordinator si chiama Jack Gill e dal 1991 scrive ogni anno una lettera per chiedere di creare la categoria del premio Oscar per gli stuntmen. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, cercate la pagina Facebook e il canale YouTube di Visionaire. Vi aspetto e buon cinema a tutti!